Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Religione della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Ci ritroviamo questa sera per riflettere su un tema molto importante, cioè la Divina Misericordia. Domani avremo nella Santa Messa, come già stasera, il Vangelo del figlio prodigo, ma potremmo anche ritituolare questo brano del Vangelo con un titolo che potrebbe essere questo: il Padre misericordioso. Perché è vero che il figlio è prodigo perché sperpera i beni paterni, ma è anche vero che la misericordia del cuore del Padre nei riguardi del figlio è infinita. Allora saluto tutti voi che siete qui in diretta. Franca Mazzanti, Norbert Schalz, Daniela Grillini, Tiziana Petito, Anna Maria Fagnani, Antonella Savarese, Giovanni Tiziana Magno, Corrado Occhi, Mimma Castiglia, Rosa Di Palma, Claudinette Guglielmo Cervera, Carmen Rossi, Maria Pia De Seta, Mary Sol, Nora Falcon, Caterina Pietro, Domenico Capomolla, Taivi José Fernanda, Mirella Orlando, Anna Bo, Milena Feroldi, Rosa De Rosa, Mimma Grifo, Maria Castaldo, Maria Paola Berardocco, Daniela Grillini, Adriana Elefante, Milva Genua, Alice Cesaretti, Paola Fedele Conversano, Maria Lombardo, Silvana Marsiglia, Roberta Palmigiani, Silvana Vizzari, Rosa Cioce, Iride Costa, Alessia Gianfelice, Giuseppe Canino, Raffaella Barra, Antonella Milito, Angelina Priore, Rosa Di Palma, Rosanna Napolitano, Anna Onida, Tommy Lasco, Carmen Rossi, François de Paris, Rosaria Dall'Aglio e tutti voi che siete in diretta, siamo circa 190. Bene, iniziamo la nostra catechesi su questo tema così importante nel nostro tempo, che è un tema che sembrerebbe abbastanza facile, cioè la Divina Misericordia, è un tema centrale nella nostra fede cattolica. Però oggi molti fanno confusione su questo tema. Tant'è che ci sono alcune eresie che circolano proprio sulla Divina Misericordia. Sono eresie inventate dagli uomini, perché l'eresia non è altro che una menzogna sulla fede che non attiene alla verità rivelata da Gesù stesso. Ecco, Gesù adesso parlerà attraverso Santa Faustina Kowalska, con i suoi scritti, direttamente, e ci dirà egli stesso che cosa intende per Divina Misericordia e come noi ci dobbiamo relazionare con la sua infinita bontà e misericordia. Leggiamo direttamente le parole di Gesù. Questa catechesi serve anche in preparazione poi alla festa della Divina Misericordia, che sarà la prima domenica dopo Pasqua, e anche alla novena, che inizia il Venerdì Santo. Gesù dice a Santa Faustina Kowalska nel suo diario: «I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi prima degli altri hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi sulla mia misericordia per le anime sofferenti. Mi procurano una grande gioia le anime che si appellano alla mia misericordia. A queste anime concedo grazie più di quante ne chiedono. Anche se qualcuno è stato il più grande peccatore, non lo posso punire se esso si appella alla mia pietà, ma lo giustifico nella mia insondabile ed impenetrabile misericordia. Scrivi,
prima che io venga come giudice giusto, spalanco la porta della mia misericordia. Chi non vuole passare attraverso la porta della misericordia, deve passare attraverso la porta della mia giustizia. Ecco dunque, vediamo come in queste parole Gesù mette subito in rilievo due dimensioni. Mette in rilievo due dimensioni fondamentali del suo amore misericordioso. Il microfono incomincia ad fare i capricci. Tento di spostare un attimo l'apparecchio così vediamo se funziona meglio. Ecco, come dicevo, Gesù mette in rilievo due dimensioni fondamentali del suo amore misericordioso. Da una parte la divina misericordia, dall'altra parte la divina giustizia. Dire che non esiste la divina giustizia significa negare anche la misericordia, perché la misericordia mette da parte la giustizia, cioè impedisce a Dio di poter usare la giustizia. Ma se l'uomo rifiuta la misericordia, allora Dio deve appellarsi alla sua divina giustizia. Ed è chiaro che la giustizia impone una punizione al peccato e allo stesso tempo al peccatore impenitente che non vuole rinunciare al peccato, ma che si contrappone a Dio come nemico di Dio. Dunque non è Dio nemico dell'uomo, mai questo. È l'uomo che si rende nemico di Dio e non volendo ricevere la divina misericordia, purtroppo si scontra con la giustizia di Dio. Andiamo avanti e leggiamo. Desidero che durante i 9 giorni della novena della mia divina misericordia, tu conduca le anime alle fonti della misericordia, affinché attingano forza, refrigerio ed ogni grazia di cui hanno bisogno per le difficoltà della vita e specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore un diverso gruppo di anime e le immergerai nel mare della mia misericordia. E io tutte queste anime le introdurrò nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella vita della mia misericordia e nella vita futura. E non rifiuterò nulla a nessun'anima che condurrai alla fonte della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio le grazie per queste anime, per la mia dolorosa passione. Ecco, carissimi, dunque, Gesù chiede a Santa Faustina, in preparazione alla festa della Divina Misericordia, una novena, e ogni giorno della novena vuole che lei, Santa Faustina, conduca alla Divina Misericordia un gruppo di anime, appellandosi alla sua passione, cioè al tesoro della infinita misericordia di Dio manifestato nella dolorosissima passione e morte del Signore Gesù. E Santa Faustina farà questo, quindi ogni giorno, secondo la volontà di Cristo, porterà al cuore misericordioso un gruppo di anime. Un giorno i peccatori, un giorno i sacerdoti e le anime consacrate, un giorno i bambini, un giorno le anime del purgatorio e così via. Quindi ogni giorno della novena un gruppo di anime. E dice Santa Faustina che dovrà occuparsi di questo non soltanto nel tempo della sua vita terrena, ma anche in quella futura. Dunque il compito di Santa Faustina è condurre l'intera umanità al cuore infinitamente misericordioso di Gesù, e questo le ha acquistato nella vita grandissimi meriti. Dunque anche noi che conduciamo anime alla divina misericordia possiamo acquistare dei meriti, tant'è che Gesù ha detto che chiunque diffonderà il culto
la Divina Misericordia avrà un posto speciale nel suo cuore. Allora anche condividere questa diretta, carissimi, siamo già a 250 quasi, 240, condividere questa diretta significa collaborare alla diffusione del culto e della conoscenza della Divina Misericordia, in modo esatto. Continua Gesù. Oh, se i peccatori conoscessero la mia misericordia, non ne perirebbe un così gran numero. Dì alle anime peccatrici di non avere paura ad avvicinarsi a me. Parla loro della mia grande misericordia. Ecco, un'altra grande eresia del nostro tempo è questa, che l'inferno non esista. Oppure che se l'inferno esiste è vuoto. E anche che il diavolo non esiste. Perché non esiste l'inferno? Perché altrimenti il diavolo sarebbe l'inferno. Ecco, invece Gesù ci dice che se le anime conoscessero la sua misericordia non ne perirebbe un così gran numero, cioè non andrebbero a finire nell'inferno così tante anime. E c'è anche un'esperienza spaventosa che Santa Faustina fa. Dice: oggi, in un passo, per ordine di Dio sono scesa sotto la guida di un angelo nell'abisso dell'inferno. E Santa Faustina vede, e faremo magari poi una catechesi proprio su questo, i vari tormenti con cui le anime dei peccatori sono torturate per l'eternità nell'inferno, così come vede Satana e i demoni, e racconta un'esperienza orribile, spaventosa, che non avrà mai fine. La mente umana quasi si rifiuta di pensare una realtà così spaventosa e così orribile, così di sofferenza per l'eternità. E allora la nega per cercare sollievo in altre consolazioni e dicendo: no, i miei peccati non possono mai portarmi all'inferno. E questo è il grande inganno satanico, perché proprio questa mancanza di fede nella realtà dell'inferno ne porta un così gran numero in quell'abisso. Tant'è che San Pio da Pietrelcina diceva: molti di quelli che dicevano che l'inferno non esiste vi sono andati a finire dentro. Quindi noi dobbiamo conoscere il pericolo, sapere che l'inferno esiste e che ciò che ci salva è la Divina Misericordia, e quindi rivolgerci alla Divina Misericordia. Tant'è che Gesù dice che hanno più diritto alla Divina Misericordia i peccatori che i giusti. Ed egli stesso nel Vangelo ha detto: non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Non sono venuto per i sani, ma per i malati. Allora perché rifiutare la Divina Misericordia? È chiaro che c'è l'attaccamento al peccato. Ecco, questo è un altro grande inciampo che si pone tra il peccatore e la Divina Misericordia, cioè il peccato. Perché il peccato illude, il peccato all'inizio è dolce, ma poi pian piano diventa amaro, velenoso, doloroso. Il peccato conduce verso l'abisso. Allora ogni peccatore, anche quello più incallito, può appellarsi con fiducia alla Divina Misericordia, qualunque sia il suo peccato, fosse anche l'omicidio, l'aborto, la menzogna, l'adulterio, qualunque tipo di peccato, l'abbruttimento più obbrobrioso che l'uomo possa fare, se questo peccatore si appella alla Divina Misericordia, il Figlio di Dio non può utilizzare la sua giustizia per punirlo. Però è chiaro che l'appello alla Divina Misericordia deve essere vero. E quando è che un appello alla Divina Misericordia è vero? Quando ci sono le disposizioni del cuore per la conversione. Cioè un adultero che non si propone di non cadere più nell'adulterio chiaramente non ha le disposizioni giuste per poter ricevere la Divina Misericordia. Un assassino che non ha le disposizioni di lasciare questo delitto spaventoso non può ricevere la Divina Misericordia. Così anche un bestemmiatore, un falso, un depravato, un
una persona che vive di cose materiali e di piaceri sensibili. Per avere un appello vero, autentico, alla Divina Misericordia bisogna avere anche la disposizione di voler tagliare da sé il peccato mortale e il peccato grave. E in ogni caso, anche il peccatore che sta vivendo nel peccato grave, nel peccato mortale, dice Gesù, si appelli alla Divina Misericordia, perché basterà un istante a Dio per convertire quel cuore, magari un istante che è proprio prima della morte, per convertirlo anche profondamente e così salvarlo. Continua Gesù. La perdita di un'anima mi immerge in una tristezza mortale. Tu mi consolerai se pregherai per i peccatori. Sì, la preghiera che mi è più gradita è la preghiera per la conversione dei peccatori. Sappi, figlia mia, che questa preghiera viene sempre esaudita. Dunque, Dio non gode della morte del peccatore, ma Dio vuole che si converta e viva, e la perdita delle anime gli procura una tristezza mortale. Perché Gesù ha questa tristezza mortale nel cuore quando vede così tante anime che vanno a finire nell'inferno? Perché egli ha fatto tutto quello che poteva fare per salvare le nostre anime. Si è incarnato, si è fatto uomo, ci ha manifestato la sua divinità, ci ha parlato con le parole del Padre, ci ha rivelato il suo mistero di amore, ci ha detto la verità sulle conseguenze del peccato, su quello che ci aspetta se non ci convertiamo. Ci ha detto parole di una sapienza infinita. Beati i poveri, beati i misericordiosi, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Dunque Gesù ci ha detto e ha fatto tutto quello che poteva fare, ma le viscere della sua infinita misericordia non si sono manifestate in tutta la loro possibilità nel momento in cui Gesù guariva i malati, perdonava i peccatori, cacciava i demoni, faceva vedere i ciechi e udire i sordi, sedava la tempesta, moltiplicava i pani e i pesci. No, le viscere della infinita misericordia di Dio si sono manifestate in tutta la loro profondità durante la sua dolorosissima passione. Oh, desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E poi preso un calice e rese grazie e disse: questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Dunque nell'ultima cena Gesù anticipa sacramentalmente il mistero della sua passione e poi il venerdì santo inizia il cammino del Calvario, dove tutto il suo sangue sarà versato fino all'ultima goccia, a iniziare dal sangue che trasuderà nell'orto degli olivi già il giovedì notte, e poi dai calci, i pugni, gli schiaffi, gli spintoni, le cadute a terra, le catene ai polsi, lo schiaffo dinanzi al sommo sacerdote, e poi la flagellazione dolorosissima che lo riduce quasi a non avere più le sembianze di un uomo. Ma io sono verme, non uomo, rifiuto del mio popolo, uomo dei dolori che ben conosce il patire. E ancora la coronazione di spine, sputato, ridicolizzato, schiaffeggiato, preso a pugni e calci,
colpito sulla testa con una canna sulla corona di spine, e poi caricato della croce, sfinito di forze, oppresso dal peso del peccato del mondo, e dolorosamente lungo il Calvario, le cadute sotto il legno della croce, gli spintoni, gli insulti, le bestemmie e tutto quello che ha subito, e ancora giunto sul Calvario, inchiodato come l'ultimo dei maledetti al legno, forato nei polsi e nei piedi, e appeso come il più vile degli uomini, come uno schiavo, come un reietto e maledetto, ad essere spettacolo al mondo. Ecco, nella passione di Gesù, il Figlio di Dio, l'Eterno che si è fatto uomo, l'Onnipotente Creatore di tutte le cose, si manifesta l'abisso infinito della divina misericordia del cuore di Cristo. E se Gesù ha fatto tutto questo, quanto dolore prova nel cuore nel vedere che gli uomini rifiutano la sua infinita misericordia, la rifiutano e preferiscono dannarsi eternamente piuttosto che convertirsi, stare in compagnia di Satana, il dragone infernale che li farà soffrire di torture indicibili per l'eternità, piuttosto che rinunciare al peccato, chiedere perdono, umiliarsi davanti a Dio e dire come il figlio al prodigo: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. E a questa manifestazione di pentimento da parte del figlio, il padre come risponderà? Con il giudizio? Con parole dure? No. Appena lo vede da lontano, il padre corre verso il figlio, lo abbraccia, lo stringe al suo cuore e dice: presto, prendete il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito. Ammazzate il vitello grasso e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Questo è il cuore del Padre misericordioso che si manifesta nel volto del figlio. Filippo, chi vede me, vede il Padre. E così come diceva Santa Teresa d'Avila, noi non possiamo conoscere Dio se non attraverso la santa umanità di Gesù, eppure molti rifiutano la divina misericordia. Allora Gesù ci ha detto: chi rifiuta la divina misericordia non può altro che attendere il giudizio della divina giustizia. Dunque, dice Gesù, la perdita di un'anima mi immerge in una tristezza mortale. Tu mi consolerai se pregherai per i peccatori. Sì, la preghiera che mi è più gradita è la preghiera per la conversione dei peccatori. Sappi, figlia mia, che questa preghiera viene sempre esaudita. Quello che ora tu vedi come nella realtà, le altre suore lo credono per mezzo della fede. Oh, quanto mi è gradita la loro grande fede, sebbene in apparenza i loro occhi non vedano nell'ostia santa alcuna traccia della mia vita. Tuttavia, io vivo realmente racchiuso in ogni ostia. Solo se l'anima avrà una fede viva in me, allora io potrò agire su di lei. Oh, quanto mi è gradita la fede viva. Dunque, Santa Faustina vedeva Gesù in visione, in apparizione, però Gesù ci dice anche che a lui è gradita la fede viva di coloro che pur non vedendo credono. Tommaso, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. E noi crediamo, Signore Gesù, per la parola dei tuoi apostoli,
Noi crediamo, Signore Gesù, per i testimoni autentici della fede. Noi crediamo, Signore Gesù, per il magistero vivo della Tua Santa Chiesa. Noi crediamo, Signore Gesù, per il dono dei Tuoi Santi che ci hanno parlato di Te e che ci hanno riportato le Tue parole e la Tua testimonianza. Le grazie che Ti concedo, dice ancora Gesù a Santa Faustina, non sono soltanto per Te, ma per un gran numero di anime. Nel Tuo cuore ho messo la mia stabile dimora. Nonostante la grande miseria che Tu sei, io mi unisco a Te, prendo la Tua miseria e in cambio Ti dono la mia misericordia. In ogni anima compio l'opera della mia misericordia e quanto più grande il peccatore, tanto maggiore diritto ha alla mia misericordia. Questa frase è straordinaria, carissimi amici e amiche. Quindi in ogni anima compio l'opera della mia misericordia. E quanto più grande il peccatore, tanto maggiore diritto ha alla mia misericordia. Noi penseremmo invece che sono i giusti che hanno diritto alla misericordia di Dio. E invece non è così. Più è grande il peccatore, cioè più peccati ha commesso, più si trova nell'abisso, più sta andando verso l'inferno, più si è abbrutito nel peccato, e Gesù dice, più ha diritto alla mia divina misericordia. Perché Gesù è venuto per i peccatori, perché Gesù ama i peccatori, ma non ama il peccato. Tant'è che Santa Faustina ha detto, orrore del più piccolo peccato. Non dei peccati gravi o dei peccati mortali, ma ha detto orrore del più piccolo peccato, perché Lui è santità, perché Lui è purezza, perché Lui è bellezza, perché Lui è amore, perché Lui è Dio. E tra Dio e il peccato c'è una inconciliabile possibilità di comunione. Non esiste. Tra Dio e il peccato c'è una totale repulsione. Il peccato respinge Dio e Dio respinge il peccato. Ma non respinge il peccatore. Però il peccatore deve essere purificato dal peccato. Lo esige la divina misericordia e nello stesso tempo anche la divina giustizia. Quindi la misericordia abbraccia il peccatore e lo sottrae dal cammino di abisso verso la perdizione eterna. E la giustizia lo giustifica nel momento in cui rinuncia al peccato. Al contrario, se il peccatore rifiutasse la divina misericordia e non rinunciasse al peccato, allora la divina giustizia non lo giustificherebbe più, ma al contrario lo condannerebbe, e giustamente. Sarebbe assurdo pensare una giustizia che premia il peccato e che punisce il giusto. Non è così. Questo è totalmente falso. La divina giustizia punisce il peccato e premia il giusto. E il peccatore può diventare giusto rinunciando al peccato, abbracciando la divina misericordia. Quindi facciamo attenzione, perché la grande eresia che oggi sta circolando è che ci si può salvare senza meriti, cioè senza rinunciare ai peccati mortali e ai peccati gravi. Questa è una grande falsità. Il peccatore deve rinunciare al peccato, appellarsi alla divina misericordia e sicuramente riceverla. Perché, come dicevo prima, Gesù ha detto tutto, ha fatto tutto, fino a versare tutto il suo sangue, fino all'ultima goccia. Figlia mia, continua Gesù a Santa Faustina, se per mezzo tuo esigo dagli uomini il culto della mia misericordia, tu per prima devi distinguerti per la fiducia nella mia misericordia. Esigo da te le opere di misericordia che devono scaturire dall'amore per me.
devi manifestare al prossimo la misericordia sempre e dappertutto. Non dovrai mai ritirarti, né rifiutarti, né scusarti. Ti insegno tre modi di usare misericordia verso il tuo prossimo. Il primo è l'azione, il secondo è la parola, il terzo è la preghiera. In questo modo l'anima loda e rende onore alla mia misericordia. Dunque, Gesù esige per mezzo di Santa Faustina il culto della Divina Misericordia e lei per prima dovrà essere una testimone della Divina Misericordia. E Gesù dice che ci sono tre modi per manifestare la misericordia verso il prossimo. Il primo l'azione, cioè le opere di carità, di misericordia concreta. Il secondo la parola, anche quello che stiamo facendo adesso, è un'opera di misericordia, insegnare l'amore verso la misericordia di Dio e la fiducia nel suo cuore. E poi il terzo è la preghiera. Quindi questi sono i tre modi con cui si può fare misericordia verso i fratelli: l'azione, la parola e la preghiera. E la preghiera non è un modo secondario per fare misericordia, anzi, è il modo fondamentale, perché attraverso la preghiera tanti cuori si possono convertire e dunque salvare. Quindi è importantissimo mettere in atto tutte e tre le dimensioni della misericordia: l'azione, la parola e la preghiera. L'azione senza la parola e senza la preghiera diventerebbe una forma di filantropia e forse anche di egocentrismo per poter accrescere il proprio io. Se invece unita anche alla parola che scaturisce dalla parola di Dio, è un'azione illuminata che agisce per amore verso Gesù e dunque verso il Padre, nella grazia e nell'amore dello Spirito Santo. Dunque ci inserisce e ci innesta nella dimensione della dinamica trinitaria, che è una circolazione di amore che dal Padre si riversa nel cuore del Figlio e dal cuore del Figlio viceversa ritorna al Padre e che poi dal Padre e dal Figlio nella potenza dello Spirito Santo si irradia su tutte le creature. E dunque noi, innestati al cuore del Figlio, per mezzo dello Spirito Santo, siamo in comunione con il Padre e amiamo il Padre col cuore del Figlio e amiamo i fratelli nell'amore divino che è lo Spirito Santo. Dunque la misericordia si fa in tre modi: con l'azione, con la parola e con la preghiera. E non dobbiamo mai esimerci da una di queste tre dimensioni per fare misericordia verso il nostro prossimo. Gesù lo esige da Santa Faustina, ma lo chiede anche a ciascuno di noi. Sì, la prima domenica dopo Pasqua è la festa della misericordia, ma sono necessarie anche le opere buone e il culto esterno della mia misericordia, con la solenne celebrazione di questa festa e la venerazione dell'immagine che è stata dipinta. Attraverso questa immagine concederò alle anime molte grazie. Essa deve ricordare alle anime ciò che la mia misericordia esige da loro, perché anche la fede più forte, senza le opere, non serve a nulla. Tant'è che l'Apostolo Giacomo diceva: la fede senza le opere è morta. Dunque, la fede esige questi tre modi per attuare la misericordia verso il prossimo: l'azione, la parola e la preghiera. Figlia mia, credi forse di aver scritto abbastanza sulla mia misericordia? Quello che hai scritto è appena una gocciolina di fronte ad un oceano. Io sono l'amore e la misericordia stessa. Non c'è miseria che possa confrontarsi con la mia misericordia. L'anima che confida nella mia misericordia è la più sicura di tutte, poiché io stesso mi prendo cura di lei. Se noi confidiamo in Gesù, non resteremo delusi,
perché Dio è fedele e Gesù è Dio, e perché Dio è amore e Gesù è amore e misericordia. Mai Gesù lascerà delusa un'anima che confida in Lui. Ne verrebbe meno il suo stesso onore di Dio, il suo stesso onore di figlio di Dio e di figlio dell'uomo, venuto per il bene dell'intera umanità. Gesù mantiene sempre fede alla sua parola, perché Egli è il testimone verace del Padre. Egli ha detto: io sono la via, la verità e la vita. La verità non può mentire. Gesù resta fedele per sempre. Se noi manchiamo di fedeltà, Lui rimane fedele. Se noi siamo fedeli, noi possiamo ricevere la sua fedeltà alle sue promesse. Ma se noi siamo infedeli, Lui resta fedele, ma non può donarci le conseguenze positive delle sue promesse. Perché noi lo rinneghiamo e allora anche Lui non può far altro che rinnegarci. Se noi riconosciamo il Figlio di Dio, Lui ci riconosce come Suoi figli, come figli di Dio, ma se noi lo rinneghiamo, Lui dovrà rinnegarci. Ma rimane fedele alle Sue parole e ha detto: non sono io che vi giudico, ma sono le parole della mia bocca che vi giudicheranno nell'ultimo giorno, perché le parole della bocca di Cristo sono verità assoluta. Allora, carissimi e carissime, appelliamoci con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze alla infinita bontà e misericordia del cuore di Gesù. Non resteremo delusi, perché Lui è fedele. Figlia mia, scrivi che sono molto addolorato quando vedo alcune anime consacrate che si accostano al sacramento dell'amore soltanto per abitudine, come se non distinguessero la differenza di questo cibo. Nei loro cuori non trovo né fede né amore. In tali anime entro con grande riluttanza. Sarebbe meglio che non mi ricevessero. Capite quali parole usa Gesù? Anche nei riguardi delle anime consacrate, cioè dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose, si cibano e si nutrono del corpo e del sangue di Cristo per abitudine, ma non come atto di amore. E Gesù dice: sarebbe meglio che non mi ricevessero, perché, come dice l'Apostolo Paolo, chi mangia e beve il corpo di Cristo senza riconoscerlo, mangia e beve la propria condanna. E quante comunioni sacrileghe oggi vengono fatte, in stato di peccato mortale, in stato di peccato grave, senza le dovute disposizioni, senza pensare chi si sta per ricevere ogni volta che si fa la Santa Comunione. Nella nostra bocca viene il pane di vita eterna, nel nostro cuore scende il Verbo del Padre Celeste, nel nostro spirito si comunica la divina sapienza dell'amore misericordioso. E tanti non si rendono conto che stanno ricevendo e si accostano all'Eucaristia come un'abitudine, come se andassero a mangiare un semplice pezzo di pane. Ma non è pane ciò che sembra pane. Ormai è carne di Cristo e non è più vino ciò che sembra vino. Ormai è sangue di Cristo. E lì Gesù è presente in corpo, sangue, anima e divinità. Purtroppo anche tanti sacerdoti stanno smarrendo questa realtà essenziale della nostra fede cattolica. Molti sacerdoti trattano Gesù come se fosse una cosa, un pezzo di pane, un simbolo di quello che Lui ha fatto, e non una presenza reale a cui prostrarsi, da adorare, da implorare, da amare, di cui nutrirsi con il massimo rispetto, perché lì c'è il Figlio di Dio, perché in quel pane vivo di vita eterna si manifesta tutta la divina misericordia.
perché in quell'Eucaristia è presente nella pienezza della sua divinità lo stesso Dio. E per mezzo del Figlio vi è la piena comunione con il Padre nell'amore dello Spirito Santo. Che tristezza che tanti si accostino a Eucaristia in modo così freddo. Gesù dice: sarebbe meglio che non mi ricevessero, perché fanno un peccato grave. Se non ci fosse stata quella piccola imperfezione, non saresti venuto da me, dice Gesù a Santa Faustina. Sappi che ogni volta che vieni da me umiliandoti e chiedendo perdono, io riverso sulla tua anima un'enorme quantità di grazie. La tua imperfezione scompare dai miei occhi e vedo soltanto il tuo amore e la tua umiltà. Così facendo non solo non perdi nulla, ma guadagni molto. Ecco, carissimi, quindi andare dinanzi a Gesù e riconoscere i nostri peccati non ci umilia, ma come abbiamo detto prima, come il Padre misericordioso, Gesù ci abbraccia, ci avvolge nella sua divina misericordia, ci riveste dell'abito di grazia e ci ricolma di grazie ancora più sovrabbondanti e più splendenti, affinché la nostra anima possa camminare di giorno in giorno verso una perfezione sempre maggiore, verso la pienezza della statura nella maturità del Cristo, poiché questo è il disegno del Padre. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli e in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, nell'amore divino. Dunque andiamo con fiducia specialmente al sacramento della Santa Confessione. In questo sacramento della confessione, della riconciliazione, al quale dobbiamo accostarci, specialmente in questo tempo di Quaresima, riconosciamo con umiltà, umiliandoci davanti a Dio, le nostre miserie, i nostri peccati, le nostre infedeltà, le nostre carenze, le nostre imperfezioni. Dio non ci umilierà, ma al contrario, Dio ci esalterà. Perché più è grande il peccatore, più ha diritto alla mia divina misericordia, ha detto Gesù. Fa quello che è in tuo potere e per il resto non preoccuparti. Queste difficoltà dimostrano che quest'opera è mia. Quando fai tutto quello che è in tuo potere, devi restare tranquilla. Ecco, l'opera della Divina Misericordia ha ricevuto tantissime opposizioni all'interno della congregazione di Santa Faustina, ma anche all'esterno, nella Chiesa. Tutto il mondo sembrava accanirsi verso quest'opera, che non era altro che un'opera di una bontà infinita, poiché proveniva da Dio. E Gesù stesso ha detto oggi, l'abbiamo ascoltato durante la coroncina che abbiamo recitato, sempre a Santa Faustina, di non meravigliarsi delle opposizioni che riceve quest'opera, perché le opposizioni più grandi le ha ricevute l'opera della redenzione compiuta da Lui stesso. E dunque tutte le opere che provengono da Dio, ha detto Gesù, saranno avversate, saranno perseguitate, ma nessuno potrà distruggerle, perché nessuno può vincere Dio. Anche se il mondo intero si ponesse contro un'opera di Dio, il mondo perderebbe, perché Dio è onnipotente e invincibile. Figlia mia, ho udito le benedizioni dei poveri che, allontanandosi dalla porta del convento, mi benedicono. E mi è piaciuta questa tua misericordia compiuta nei limiti dell'obbedienza. Per questo sono sceso dal mio trono ad assaggiare il frutto della tua misericordia.
Ecco, Santa Faustina dava da mangiare a qualche povero che bussava alla porta del convento. E Gesù stesso un giorno si presenta, come un povero maciulento, a chiedere qualcosa da mangiare. E Santa Faustina va in cucina, prende qualcosa e gliela porta al povero. E allora Gesù si rivela nel suo splendore. E le dice poi nel cuore queste parole: «Ho udito le benedizioni dei poveri che mi benedicono per la misericordia che hai verso di loro. Allora sono venuto io stesso ad assaggiare la tua misericordia». Figlia, ho bisogno di sacrifici fatti per amore, poiché solo l'amore ha valore per me. I debiti contratti dal mondo verso di me sono enormi, ma le anime pure li possono pagare con i loro sacrifici, praticando la misericordia spirituale. Dunque il mondo ha un debito enorme con Dio, con il Figlio di Dio, però sulla bilancia del debito dei peccatori vi sono anche le opere di misericordia delle anime pure, anime che si consumano nel sacrificio, nel digiuno, nella sofferenza, anime vittime, sono poche, però bastano queste poche anime per mettere sulla bilancia della divina giustizia il frutto della misericordia di queste anime e così riequilibrare la bilancia per salvare il mondo intero e non distruggerlo. A causa degli eletti il mondo è ancora in vita. Se non ci fossero queste anime pure, che un po' su tutta la faccia della terra, poche rispetto all'intera umanità, offrono a Dio sacrifici, mortificazioni, penitenze, preghiere e opere di misericordia spirituale e corporale, il mondo non esisterebbe. Sono proprio queste anime che mantengono in vita il mondo. Ci avviamo alla conclusione. So, figlia mia, che tu lo capisci e fai ciò che puoi, però scrivi queste cose per molte altre anime che alle volte si preoccupano di non avere i mezzi materiali per poter esercitare la misericordia. La misericordia spirituale ha molto più valore e non richiede né permessi dei superiori né granai pieni ed è possibile a tutti. Se l'anima non pratica la misericordia in ogni modo possibile, non potrà trovare misericordia nel giorno del giudizio. Oh, se le anime sapessero accumulare per sé tesori eterni di misericordia, nel giorno del giudizio otterrebbero la mia misericordia. E concludiamo con queste parole, carissimi fratelli e sorelle. O se le anime sapessero accumulare per sé tesori eterni di misericordia, nel giorno del giudizio otterrebbero la mia misericordia. Allora cerchiamo di tesaurizzare, carissimi fratelli e sorelle, amici e amiche, in questo tempo di Quaresima che ci rimane, con opere di misericordia, specialmente spirituale, la preghiera, la parola e poi anche corporali, trovare i malati, dare qualcosa da mangiare ai poveri, aiutare chi si trova nel bisogno, e allora accumuleremo un enorme tesoro nel giorno della giustizia, che contro di noi non potrà far nulla, perché la misericordia di Dio ci avrà avvolti, protetti, trasformati, purificati, perdonati, santificati, esaltati e infine per l'eternità glorificati. Amen. Gloria e onore a te, Signore Gesù. Bene, siamo giunti a circa 300. Vedo che la misericordia di Dio attira tanti cuori. Adesso posso leggere qualcuno dei vostri commenti e poi concludere con una preghiera alla Divina Misericordia. Anna Maria Vassaro dice: «Vieni, Gesù, nei nostri cuori, togli tutto quanto non viene da te e riempici di te». Proprio così, carissima Anna Maria.
Abbiamo bisogno che il Figlio di Dio ci riempia della sua presenza, del suo amore, della sua misericordia, della sua pace, della sua grazia, del suo perdono. Abbiamo bisogno di Gesù. E Gesù vive già nel nostro cuore, ma noi dobbiamo fare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore, lasciargli principalmente il dominio sulla nostra volontà. Questo è il sacrificio più grande che noi possiamo fare nei riguardi di Dio. Non c'è olocausto più gradito a Dio, neanche le mortificazioni, le penitenze, i digiuni, se non questo: rinunciare all'esercizio della propria volontà per abbracciare la volontà di Dio nella propria vita attraverso la manifestazione della Divina Parola. Quindi obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, obbedire al Figlio di Dio piuttosto che ai nostri desideri, obbedire al Padre Celeste piuttosto che alla tentazione di Satana. Diceva Gesù stesso: mio cibo è fare la volontà del Padre. Si nutriva della volontà del Padre. E tutti i santi avevano questo principio fondamentale: fare la volontà di Dio. Perché nella volontà di Dio è la nostra pace. Leggo tante vostre richieste di preghiera, ogni giorno presento nella Santa Messa e in tutte le preghiere che faccio le vostre richieste, quindi anche se alcune volte non riesco a rispondere ai tantissimi messaggini che mi inviate su WhatsApp, state tranquilli, perché le presento tutte al Padre per mezzo del Figlio nel sacrificio eucaristico. Adriano Evangelista dice: Don Pietro, si perdona il peccato, però rimane sempre la pena, si va nel purgatorio, vero? Dipende, carissima Adriana, perché c'è anche il tesoro delle indulgenze. Se uno riesce a lucrare perfettamente un'indulgenza plenaria, va subito in paradiso. Se uno riesce a fare un atto di contrizione perfetta nel momento della morte, va subito in paradiso. Quindi dipende dalla purificazione del cuore. C'è da una parte il perdono della colpa attraverso l'assoluzione e poi ci sarebbe lo sconto della pena attraverso la penitenza. Però se c'è un cuore profondamente contrito e umiliato, che sente dolore per il proprio peccato e che offre l'olocausto di questo dolore a Dio, il peccato viene espiato pienamente e l'anima può partecipare subito al paradiso. Pensiamo il buon ladrone, che lo afferma con chiarezza: noi giustamente siamo condannati, dannati a questo, ma egli non ha fatto niente di male. L'amore verso Gesù. E poi dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E il Signore gli risponde: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Quindi un istante ed è entrato in paradiso. Si può fare un atto di contrizione perfetta e purificare completamente il cuore per entrare in paradiso. Non ringraziate me, carissima Rosalia, ringraziate Gesù e Maria, e io ringrazio anche loro perché mi hanno dato la possibilità di poter compiere quest'opera di misericordia spirituale verso tante anime. E ringrazio anche voi che avete fame e sete di Dio, fame e sete della conoscenza della sua divina volontà, della sua divina misericordia. E per me è una gioia poter nutrire voi della parola di Dio, dei misteri di Dio. Secondo quello che il Signore mi dà, come dico sempre, non ho né oro né argento, ma ciò che ho lo do. Bene carissimi, abbiamo concluso quasi la nostra ora, quindi facciamo un momento di preghiera e poi vi do la santa benedizione.
Preghiera di Santa Faustina a Dio misericordioso con i peccatori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio di grande misericordia, che ti sei degnato di inviarci il tuo Figlio unigenito come la più grande dimostrazione di amore e di misericordia senza limiti. Tu non respingi i peccatori, ma hai aperto anche a loro il tesoro della tua infinita misericordia, al quale possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ma ogni santità alla quale l'anima può giungere. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno potrà mai giustificarsi davanti a te se non l'accompagnerà la tua insondabile misericordia. Quando ci rivelerai il mistero della tua misericordia, l'eternità non sarà sufficiente per ringraziarti per essa adeguatamente. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu col divin potere incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, vi libera ogni male, maleficio, maledizione, sortilegio, incantesimo, fattura, legatura, stregoneria, invidia, gelosia, odio, rancore, malocchio, ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione e fedeltà coniugale, fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere la gioia eterna nel paradiso, insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio, estendo la benedizione anche a coloro che l'ascolteranno in seguito.